Perugia, Istituto Ricerche Internazionali, Archivio Disarmo. Buongiorno, ben trovata a Renews 24. Buongiorno a voi. Allora, con lei vorrei subito partire da una delle notizie di queste ore. Il Regno Unito che ha iniziato a discutere con i suoi alleati dell'invio di armi alla Moldavia perché possa proteggersi in caso di aggressione russa. Ecco, la stiamo vedendo, sono le parole in un'intervista della ministra degli esteri di Londra, Truss. Allora, secondo lei, se questo effettivamente, se questi primi contatti su questa possibilità di mandare le armi alla Moldavia effettivamente andasse a termine. Secondo lei questo è un atto in questo momento in qualche modo necessario o comunque importante da fare per la NATO verso un paese appunto non NATO o rappresenterebbe invece in qualche modo un'escalation anche forse pericolosa? Allora, guardi, questo è un altro dei grandi dilemmi a cui ci troviamo di fronte. Questa guerra ci ha messo di fronte davvero a una serie di dilemmi e mi faccia dire che io davvero diffido da chi è certo di come andrà a finire la guerra, di quello che avrebbe fatto Putin, di cosa sarebbe successo se non avessimo inviato armi. Io sono, in quanto ricercatrice, mi pongo sempre il dubbio e davvero sono dilaniata dai dilemmi. Detto questo, sono vere entrambe le cose ed è un po' il ragionamento che possiamo fare, abbiamo fatto con diciamo l'ingresso ormai quasi certo della Finlandia e la Svezia nella NATO. È chiaro che se noi ci mettiamo nei panni di questi paesi che inevitabilmente si sentono maggiormente minacciati e inevitabilmente chiedono ai paesi, diciamo, amici di aiutarli, sostenerli e di poter per l'appunto in qualche modo essere protetti. Quindi, se ci mettiamo nei loro panni, del tutto legittima la richiesta. Dall'altra parte saremmo del tutto miopi nel non vedere che tutti questi gesti in qualche modo possono essere letti dalla controparte come dei gesti sicuramente non distensivi e che vanno verso un'escalation del conflitto. Noi, secondo me, in questi ultimi giorni stiamo tenendo poco a mente, abbiamo un po' allontanato, forse una difesa psicologica, i rischi a cui ci troviamo di fronte. È vero tutto, è vero che l'Ucraina ha il diritto di difendersi, guardi, davvero l'ho pensato chiaramente dal primo giorno, ed è vero che gli altri paesi, come la Moldavia in questo caso, possono effettivamente sentirsi minacciati. È vero anche che dobbiamo tenere presente che qualsiasi scelta noi facciamo e tutte le scelte sinora fatte hanno delle conseguenze. Dobbiamo capire una volta per tutte anche, diciamo, trovare una risposta in questo se vogliamo fare un passo avanti, capire qual è il nostro obiettivo. Già questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Ecco, sì, quindi un equilibrio molto difficile, un equilibrio molto difficile anche il discorso che riguarda la NATO con l'allargamento che ormai si fa strada verso la Finlandia e la Svezia, di questo parleremo tra pochissimo, anche perché la notizia di queste ore è che la compagnia statale finlandese ha confermato che Mosca, come annunciato, ha bloccato le forniture di gas alla Finlandia perché non vengono pagate in rubli, intanto denuncia anche una guerra cibernetica su vasta scala. Allora, andiamo a sentire da Mosca il corrispondente Marchinaro, poi ne parliamo. Totale autarchia cibernetica. Entro il 2025 la Russia non dovrà più far ricorso a tecnologie, software e hardware stranieri, sia per i computer che per il sistema delle telecomunicazioni. Nel processo di transizione digitale dell'economia, l'imperativo, spiega Vladimir Putin, è di ridurre al minimo il rischio di interferenze negative da parte dell'Occidente. Gli attacchi informatici degli ultimi mesi sono falliti, dice Putin ai suoi ministri, così come sono fallite le sanzioni antirusse. Ma resta ancora molto da fare, dice, per proteggere le nostre infrastrutture critiche. Sul piano militare, invece, il ministro della difesa, Shoigu, annuncia che per contrastare l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, Mosca costruirà 12 nuove basi militari nel nord-ovest e nell'Artico.
contromisure e aggiunge adeguate alle nuove minacce ai nostri confini. Sul piano economico, nelle prossime ore verranno interrotte del tutto le forniture di gas naturale alla Finlandia, visto che il governo di Helsinki non accetta di pagare secondo le nuove disposizioni varate dal Cremlino. Forniture energetiche russe che sono invece in netto aumento verso la Cina, con una vera e propria impennata del carbone. Ma da segnalare anche, malgrado le sanzioni, l'impennata dell'export di petrolio russo verso l'Italia. A maggio venduti 450.000 barili di greggio al giorno, ossia 4 volte di più rispetto al mese di febbraio. Dunque il dossier energia, che ve lo raccontiamo ormai da molti giorni, entra a pieno nella guerra in Ucraina e anche nei rapporti di potere fra i paesi, ma parlavamo di NATO, ce ne parlava poco fa Marchinnaro, sappiamo che ci sono appunto le richieste da parte di Finlandia e Svezia. In queste ore il presidente della Turchia Erdogan, che ha sempre ribadito la propria contrarietà a questo ampliamento, ha detto che domani ne parlerà con Helsinki. Allora, secondo lei questo nodo della contrarietà di Erdogan potrebbe sciogliersi eventualmente con quali possibili compromessi? Allora, guardi, secondo me il nodo con la Turchia si scioglierà. E sono molti gli analisti che ritengono questo. E alla fine Erdogan si farà di ottenere qualche cosa in cambio, questo è chiaro, e mi sembra che anche in questo caso siamo talmente proiettati verso un po' una ridefinizione dei blocchi e quindi questo favore nei confronti dell'ingresso di Finlandia e Svezia, che temo che saremo anche disposti a scendere a dei compromessi importanti. E questo è un altro punto su cui invece io indurrei un pochino a riflettere. È di questa mattina la notizia che in Turchia ci sono stati 35 arresti perché la polizia ha fatto irruzione in un'università di Istanbul, sede di una manifestazione di studenti universitari nei confronti della giornata dell'LGBT Pride. Noi sappiamo che dal 2015 Erdogan vieta qualsiasi tipo di manifestazione di questo genere e ecco, è con questo paese, è con questo capo di Stato che noi ci stiamo sedendo a un tavolo che evidentemente sembra molto meno penoso rispetto a quello invece che si prospetta nei confronti di Putin. Invece, insomma, anche Erdogan ha i suoi scheletri nell'armadio. Sappiamo ad esempio che tra le cose che Erdogan vuole ottenere è proprio quello di rientrare nel programma degli F-35, aerei caccia che noi ormai conosciamo tutti molto bene, insomma, in passato anche nel dibattito pubblico italiano ha fatto irruzione il rapporto spesa pubblica e acquisto di aerei F-35 dagli Stati Uniti. Bene, ora Erdogan, che era stato allontanato da questa possibilità proprio perché in passato aveva strizzato l'occhio alla Russia decidendo di comprare dei sistemi d'arma proprio dalla Russia di Putin, ebbene adesso Erdogan vuole, forse anche perché ha visto effettivamente sul campo ucraino che questi armamenti russi non funzionano poi così bene, insomma sembra che il mercato dell'export russo stia avendo un forte danno dalla situazione, dalla scarsa promozione che si sta facendo sul campo. Ebbene, ora Erdogan vuole rientrare nel sistema di vendita degli F-35. E la questione non è solo qui, l'altra questione molto spinosa è quella relativa ai gruppi del PKK curdi, a cui ha accennato più volte. Questo sì. Abbiamo sentito parlare, insomma, e anche su questo forse varrebbe la pena non avere la memoria corta. E mi faccia solo davvero dire una cosa: in uno dei bombardamenti di turchi in Siria, proprio per in qualche modo sedare questi curdi che sono sempre stati piuttosto antipatici a Erdogan,
Erdogan, ebbene questo bombardamento fu chiamato sorgente di pace. Su questo, guardi, farei davvero attenzione come siamo tutti avversi nell'utilizzare un linguaggio bellico e tendiamo sempre a in qualche modo nascondere determinate azioni sotto nomi che invece per l'appunto richiamano a valori di pace. Ecco, un bombardamento sorgente di pace è davvero qualcosa terminologia, di terminologia, sì, davvero. Quantomeno per così dire curiosa, questo a proposito anche dell'importanza della memoria di cui ci diceva. Il nostro Marchinaro ci parlava poco fa di una sorta di modello nazionalizzato di internet a cui la Russia aspirerebbe. Noi ieri abbiamo dato la notizia di un maxi attacco hacker che ha colpito diversi siti istituzionali italiani, l'hanno rivendicato il collettivo filorusso Killnet. Poco fa è arrivata la notizia che questi attacchi non hanno intaccato i sistemi, in particolare non hanno intaccato l'integrità e la confidenzialità delle informazioni contenute appunto in questi sistemi, anche se sappiamo hanno causato disservizi. Questa è un po' quella che viene chiamata la guerra non convenzionale. Secondo lei quanto si potrebbe ricorrere sempre di più da parte di Mosca a quest'arma anche nei confronti ovviamente dei paesi europei e del nostro paese? Allora, guardi, la guerra cibernetica è davvero la guerra del futuro. Effettivamente questa tendenza degli stati a proteggersi sempre di più da questo tipo di attacchi cyber, per l'appunto, è una linea che molti stati stanno seguendo e su cui molto si sta investendo. Io anche su questo punto farei riflettere perché in realtà la guerra cibernetica non solo può danneggiare siti istituzionali e quindi paralizzare un paese sotto diversi punti di vista, ma rendiamoci conto che sempre di più noi nelle guerre stiamo utilizzando e vedendo come protagoniste delle armi semi-autonome e in futuro, ahimè, andiamo verso un'idea di armi autonome. Su tutte tra le armi semi-autonome pensiamo ai droni, no? Anche questi, i droni Bayraktar turchi o i kamikaze statunitensi, sono altri attori, diciamo, che abbiamo imparato a conoscere. Ebbene, anche questi sistemi semi-autonomi possono effettivamente essere delle vittime di attacchi cibernetici. Proprio in questa tendenza ad andare verso una autonomazione della guerra e quindi appunto armi autonome e così via. Uno dei grandi rischi è proprio questo, che anche questi sistemi d'arma potrebbero essere soggetti ad attacchi cibernetici. Quindi assolutamente credo che in futuro forti investimenti, ancor più di quelli che già si stanno facendo in questo campo, saranno effettuati dalle diverse potenze in campo. Grazie, allora io ringrazio molto Francesca Farrugia, Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, grazie per essere stata con noi e per aver approfondito con noi Grazie a questi temi. voi.